Lunga vita al Reflex. Beh, questo è quello che potrebbe pensare Pentax. Infatti ricorderete che tanto tempo fa, diverso tempo fa, una notizia è circolata sull'internet, nel web, riguardante appunto questo brand abbastanza glorioso che è appunto Pentax, cioè il fatto che Pentax, oramai appartenente a Ricoh, non avrebbe prodotto delle mirrorless per entrare in competizione nel mercato già abbastanza saturo, oserei dire, appunto di questi prodotti fotografici, ma avrebbe continuato a produrre Reflex. Sì, avete capito bene, un retaggio diciamo non troppo legato al presente, e Pentax vuole, a mio quantomeno voleva, continuare effettivamente questa produzione. Onestamente, quando ho letto la notizia sono rimasto un pochino perplesso e spiazzato, non tanto per la volontà appunto di portare avanti una tipologia di fotocamera come quella Reflex, quanto al fatto che l'ho trovata più una boutade, cioè una di quelle dichiarazioni di intenti che poi al lato pratico non è detto che possano proprio trovare una facile applicazione. Quindi mi sono immaginato che Pentax, per mantenere un po' vivo l'interesse nei suoi prodotti, abbia detto appunto: no ragazzi, noi continuiamo a produrre Reflex, alla faccia di chi invece si butta sulla nuova tecnologia. E poi in realtà, ho pensato io, diciamo, non si sarebbe più visto nulla. E in effetti un po' di tempo è passato, però è comparsa una notizia in questi giorni, una notizia per cui farò appunto questo video che spero sarà veramente brevissimo, ma secondo me interessante soprattutto per gli amanti appunto di Pentax e di chi in qualche modo non si vuole staccare dall'ambito Reflex. Senza trovare giustificazioni o senza accusare qualcuno di non voler fare il grande passo nel mondo delle mirrorless, quindi la prendiamo semplicemente come un dato di fatto. Ed ecco che il rumor ci dice che a breve, quantomeno non si sa, ma probabilmente nelle prossime settimane, dovrebbe arrivare la fotocamera che andrà a rimpiazzare la K70, una fotocamera molto interessante di casa Pentax, e sarà prodotta in due tipi di esemplari, quindi uno in colore bianco e uno in colore nero. Le caratteristiche però che mi hanno fatto un attimino riflettere sul fatto di farci effettivamente un brevissimo video sono due cose sostanzialmente: il prezzo e il fatto che siano a tiratura, oggi si tende a dire tiratura limitata, che è un po' voler dire tutto e non voler dire assolutamente niente. Il prezzo, parliamo di circa 800 euro, e se andiamo a pensare che una Reflex comunque di buon livello, come può essere il modello successivo alla K70, costa circa la metà sostanzialmente di una mirrorless di fascia entry level, perché se andiamo a guardarci in giro, una mirrorless di fascia comunque media non costa sicuramente meno di un 1.500 euro, parliamo comunque di full frame. E invece questo fatto delle 700 unità per singolo colore prodotte, oddio, quando sento parlare di pezzi limitati, unità limitate, penso sempre diciamo un pochino male, ok? E penso sempre a non il fatto che vogliono dare una specie di esclusiva, perché nessuno vuole vendere meno di quanto sia possibile, ma semplicemente il fatto che si vuole andare a vedere come sarà la risposta del mercato. Tutti si stanno dirigendo naturalmente verso, anzi ormai sono tutti diretti verso le mirrorless. Le mirrorless hanno rimpiazzato alla grande le Reflex, l'autofocus ormai ha raggiunto livelli elevatissimi, quindi tutto sommato non esistono dei dati diciamo oggettivi per cui una Reflex è ancora, rimane per alcuni versi meglio di una mirrorless, se andiamo a togliere il fatto che comunque determinate Reflex si trovano a prezzi molto concorrenziali
i parchi ottiche si trovano a prezzi, non dico irrisori, ma molto molto bassi. Se oggi volete comprarvi una Canon 5D Mark III con un parco ottiche la serie L di Canon, spendete decisamente poco rispetto a comprare magari dei prodotti nuovi di casa Canon, ma anche solo dei prodotti più recenti, quindi dei sistemi mirrorless, comunque di seconda mano, usati. Quindi sotto quel punto di vista sicuramente è vantaggioso, però le altre caratteristiche, insomma, oramai sono state tranquillamente raggiunte dalle mirrorless. Io ricordo, cito sempre un amico e collega legatissimo al sistema Nikon, e per tantissimo tempo non ha mai voluto prendere in considerazione, ma proprio minimamente, i sistemi mirrorless. Vuoi perché lui si affida moltissimo all'autofocus, ai sistemi di illuminazione flash, e ha sempre trovato abbastanza ostico andare ad utilizzare dei sistemi che ancora non sono rodati. Alla fine è passato ai sistemi mirrorless perché ha visto anche lui che oramai, voglio dire, il tempo delle reflex è stato in qualche modo fatto. Per la cronaca, è rimasto sempre comunque su Nikon. Quindi questi 700 esemplari per ogni singolo colore cosa vuol dire? Vogliono dire che si cerca di capire effettivamente come sarà effettivamente la risposta sul mercato, quanto questa mossa, che sappiamo benissimo anche Pentax non è che abbia la certezza assoluta che le fotocamere che venderà, le reflex che venderà, avranno un incredibile immediato successo delle grandi vendite. Quindi è un modo per andare a testare il terreno. È ovvio che ci si rivolge a chi ha già un parco ottiche Pentax con delle ottime lenti, e quindi chi non ha voglia di cambiare tutto, di passare ad altro brand, passare a comunque un sistema mirrorless, chi comunque si trova ad amare il brand Pentax, perché mi sono accorto anch'io, non essendo un grandissimo fruitore, insomma, di Pentax, mi sono accorto che chi utilizza questo marchio c'è particolarmente affezionato. E quindi diciamo che Pentax vuole fare leva proprio su questo tipo di approccio. Io vi invito a lasciarmi sotto nei commenti se siete ancora fruitori reflex e per quale motivo lo siete, perché è molto interessante capire effettivamente quali sono le dinamiche che ci sono attualmente, che ti mantengono legato magari a un sistema che magari trovi più pratico. Mi immagino già che alcune risposte siano legate all'essenzialità della fotografia, cioè nel dire: ma io devo scattare semplicemente delle foto, mi serve un buon autofocus, un buon dettaglio, comunque con un buon sensore, ed è tutto lì, cioè non mi servono chissà quali altre miriadi di funzioni. Le ottiche buone ci sono, quindi tutto sommato per me reflex rimane sempre un punto di riferimento come sistema. Ma vi invito appunto sotto a lasciarmi un commento e dirmi cosa insomma vi tiene legato appunto al sistema reflex. Noi ci vediamo nel prossimo video, non prima ovviamente ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare il campanello, mettere like al video, condividerlo, di dare un'occhiata alla descrizione che contiene molti link interessanti, link della mia offerta giornaliera su Amazon, i miei link Instagram, insomma un po' di cose. Il primo link che incrociate sotto in descrizione vi apre Amazon, potete acquistare tutto quello che volete per qualunque prezzo, a qualunque cifra, insomma, e mi supportate ovviamente col canale, non vi costa assolutamente nulla. Appunto, come detto prima, ci vediamo noi naturalmente al prossimo video.